No, ok, ora mi devi spiegare come hai fatto a salire. Ah, ok. Di qua. Tu vieni? No. Lì c'è il nesso energetico, il sistema X. Abbattendo la diga elimineremo le difese centrali della cell. Non possono alimentarsi con il sistema X? Non sulla stessa griglia. Fammi capire, perché usare una diga se hanno il sistema X che è una fonte di energia infinita? Ridondanza? O forse c'è qualcosa nel sistema X che li spaventa? Senti, Psycho, ma tu le conosci bene queste persone? Possiamo fidarci? Perché dà così di matto per la mia tuta? Lei odia le tute, non so perché, non gliel'ho mai chiesto. Solo che è stata la sua squadra a tirarmi fuori dal laboratorio, mi ha salvato la vita. Oh, munizioni. Che cos'è questo? Ah, silenziatore. Poi abbiamo. Le scale sono bloccate. Dovremmo fare funzionare l'ascensore. Ok. Sì, gli ciulo il fucile. Scusa, io sta cosa non lo capisco. Io ho una tuta della Madonna e tu stai lì a far fatica? No. Levati. Come vuoi, io me ne vado. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ha fatta. Dove si va? Ok, di là. Corazza massima. Aia. Sto bene. Sono da solo, quindi. Ok, Romeo 1, qui Capo Romeo. Prendo il controllo. Mi serve un link diretto ai dati del Nano visore della visore nanotuta. Passo. attivato. Ricevuto. Ma solamente finché serve. Ah, perché mi viene da zoomare qui? Perché niente armi da fuoco? Qual è il senso della vita, sergente? Che testa di cazzo! Come ha fatto a vedermi? Occultamento attivo. Andiamoci, ci penso io. Sembra di vedere qualcosa. Ma non dire cazzo. Non è fisicamente possibile. Ho visto qualcosa. Vedi il bersaglio? Negativo. Ok. Headshot. EMP lanciata. No, no, no! Merda! Forza. Au! Ho tirato giù un hard disk. LOL. Forza.
Forza, forza, fai uscire la tua bella testolina. Usa le frecce. Merda, qualcuno mi ha visto. Ecco chi è che mi ha visto. Non più. Un'altra freccia. Una freccia per te ho portato stasera. Non era così, ma va bene uguale. No, merda, il mouse si muove per cacchi suoi. Merda, oggi non ci siamo con la mira. Ricarica. E si va. Per fortuna che sono verdi, altrimenti picchia. Vuoi la verità? Sì, mi piace il nascondino, non posso giocarci. Merda! Non ho usato una cosa esplosiva. Headshot. Merda. Merda. Quando non sai dove sono, sono sempre dietro di te. Andando molto con calma. Aggiriamolo. Ti copro io. Non deve sfuggire. Via. Com'è che non si è disattivata la tuta quando ho sparato? Ah, beh, meglio per me. Una freccia. Ora. Posso anche disattivare. Corazza. Direi di andare di lì. Sì, dai. Mi sembra una buona idea. So già che mi pentirò di averlo detto. Tanto io devo entrare. Posso entrare dalla struttura di sinistra o da quella di destra. Attenzione. Soggetto proprio. La nanotuta ha violato il perimetro di sicurezza. Sopprimere immediatamente il bersaglio. Neanche Prophet ha violato il perimetro. No, la nano tuta. Ma via. Ma sei scemo? Visuale oscurata. Fatto. Headshot. Munizioni esaurite. Tanto che la torretta mi copre. Io penetro tranquillamente dentro la struttura. Ah beh, no. Non ho neanche bisogno. Attendi. E si va. Merda! Quella è una torretta. B. F. Ora è dalla mia parte. Kit di potenziamento. Non mi ricordo come si fa ad aprire. Ah, H. Quanti ne abbiamo? Dov'è? Uno. Troppo poco. Cosa stavo usando? Invisibilità, ovviamente. What? Thank you.
Dove stiamo andando? Stiamo salendo. Direi che mi piazzo qua. Si va. Au, 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 au. Vostra. No, merda. Non è corretto. Perché la granata? Dai, su, questo non è corretto. Porca puzzola. Intanto tagghiamo un po' di roba. Può sempre servire. Li ho eliminati tutti e due? Niente male. Trova i generatori idroelettrici. Il Typhoon, sinceramente non credo di averlo mai provato. Romeo 1, la diga Fulton è automatizzata, ma i generatori hanno dei dispositivi di emergenza. Attivateli, così tagliamo l'alimentazione. Come ti pare, io mi violo questo coso intanto. Beh, se me lo mette qua il Typhoon è perché per... Quanti?! ...720 colpi! Ok, d'accordo, Typhoon, mi hai convinto. Codici di... Ok. Vediamo un po' da che parte dovrei andare. Quanto sembra. Qui Charlie 1. Prophet arriverà tra meno di 2 minuti. Venite qui e rompetegli il culo. Molto simpatico. Capo Charlie 3. Il problema è che il culo ve lo farò io. Avvicina i generatori. Passo. Missione abilitata. Dun 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 dun. Black Tail Oversight. Contatto visivo con Prophet nel quadrante Delta 6. Ripeto, Delta 6. Richiediamo intervento immediato. Oh mio Dio, quest'arma cosa non è? Quanti cazzo di proiettili spara al secondo? E l'epicità. Ed è anche un razzo a ricaricare. Questo è quello che intendo io come arma futuristica. Ho bisogno d'aiuto. Porca puzzola. Ricarica. Fatto. Quanti colpi hai? 700. Cosa? Salve. Armi pronte. Uomo falso. 50 pronta. Granata. Merda. Mi tiro sempre le granate addosso. Vallo a capire perché. Armi, un coso di sblocco. Io mi taggo tutte ste cose, poi non vado neanche sulla metà. Però vabbè. Usare le granate. Lanciata. Che testa di cazzo. Se l'è lanciata sul piede. Beh, oh mio Dio, anch'io l'ho fatto, però. Mi servirebbe un Typhoon, eh? Dio la verità. Esplosive. Mirare. Puntare. Fuoco! Togliela, togliela! Goodbye! E cambia. Typhoon. Ah, ok. Ho trovato le munizioni. Come trovare le munizioni senza saperlo? È abbastanza una mia specialità. Di qui
Ah, quello riprogramma l'antiaerea. Vabbè, tanto lì sotto ci devo andare comunque. Finendo l'energia. E vai! Batman! No, merda, ho solo l'esplosiva. Killati entrambi. E direi anche abbastanza tranquillamente. Ah, quello è quello di riprogrammare, quindi e si va. Tara 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 Batman. Attenzione, rilevata violazione del perimetro nel settore 2A. Non c'è nessuno, tranne un casino di munizioni. Il che direi che mi va molto molto bene, voglio le munizioni del Typhoon. Qui c'è un fucile da cecchino. Sinceramente, Typhoon è meglio. Cos'è? Afferrare. Ho una tazza! Yes! Riprogrammiamo, va. Minchia quanta sicurezza. Fatto. Ok, siamo dentro. Romeo 1, per prima cosa devi trovare i dispositivi e poi... È nella sala del generatore, forza, forza! Non c'è tempo, cazzo! Si fa sul serio ora. Abbiamo circondato il bersaglio. Abbiamo la terminazione. Perché, Prophet? Perché? Vabbè, credo che faccia lo stesso. Romeo 1, ne manca un altro. Quattro squadre di intervento SEL dirette verso la tua posizione, coperte da elicotteri d'assalto. Qualunque cosa tu abbia in mente, datti una mossa. Non ho molto in mente. Pensavo di andare a braccio. Diciamo più o meno... così. Dall'altra parte. Ho sbloccato un filmato. Wow, chi è che ha battuto con l'aereo? Chiunque sia stato, grazie mille. Molto comodo, direi anche molto stupido da parte loro l'aver messo delle cose qui di ventilazione dentro la struttura, che portano direttamente nella sala del generatore. Sono dei geni assoluti. Invisibilità, binocolo. Non vedo nessuno. Tranne un po' di gente. No, non ci sono neanche quei due che c'erano dall'altra parte. Cos'è? Kit potenziamento? Merda. Vorrei andarla a prendere però. Ah, è qua sotto. Sì, sì, vado. Merda. Giù. Ricarica. E si va. Eccolo là. Li vedo. No, non c'è nessuno. Posso farmelo molto tranquillo allora. Yes! E mandiamo a puttane anche questo. Romeo 1, la produzione di energia dei SEL è al 65% e sta scendendo. Missione compiuta. Ripiegare su Delta, muoversi. Allarme giallo. Vibrazioni prossime al livello massimo. Evacuazione immediata di tutte le... Io ho un'altra idea. Penso che ti piacerà. Ok. Beh, io direi che termino questa sessione qui.
se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace. E ci vediamo in una prossima puntata. Bye bye.